Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno e poco fa c'è stato lo State of the Game, abbastanza breve come breve sarà questo video. Siamo in piano PTS e stiamo per entrare nell'ultima settimana del server di test e quindi si avvicina l'uscita della patch 1.6.1. Andiamo subito al sodo perché ci sono poche cose questa settimana, ma buone secondo me. Nella terza settimana del PTS, così come probabilmente nella 1.6.1, lo zaino Ninja Bike, tanto bistrattato da tutti, verrà completamente rimosso dalla tabella degli oggetti droppabili e quindi durante tutta la patch 1.6.1 non sarà più possibile trovarlo e dropparlo in giro, né nelle casse né tantomeno in zona nera. Questo perché per il prossimo aggiornamento più grande, quindi con l'espansione che ci sarà con la 1.7, il Ninja Bike verrà ridisegnato completamente con nuovi talenti per essere, diciamo, un po' più utile di come è adesso, che vabbè, come già sapete, è abbastanza una schifezza. Quindi la cosa importante è che vi raccomando di tenervi tutti quelli che potete, perché i cambiamenti saranno retroattivi e quindi magari sarà un ottimo pezzo da tenere in considerazione per il prossimo aggiornamento. Quindi, se non lo avete ancora, vi consiglio di andarlo a cercare, quindi casse esotiche e zona nera. Se ne avete un po', vi consiglio di tenerli perché magari nella 1.7 e nell'espansione che ci sarà con la futura patch, magari uscirà fuori qualcosa di buono. Inoltre, se volete, c'è un thread sul forum ufficiale di Ubisoft dove potete andare a suggerire come e cosa dovrebbe avere come talenti questo nuovo zaino. Argomento clou di questa patch sono i loadouts che abbiamo già visto e vi ho spiegato nel dettaglio nel mio precedente video che, se vi siete persi, potete trovare nella descrizione. Cosa cambia nella terza settimana? Beh, poco nel funzionamento, ma ci sarà un incremento veramente grande del nostro inventario. Praticamente a tutti gli zaini a livello 30, quindi tutti quelli muniti di Gearscore, verrà aumentata la capienza fino a 120 oggetti fissi. Fissi perché, se ci fate caso, adesso ogni zaino ha la sua capienza. Questo verrà implementato per evitare che ci siano problemi con i loadouts quando magari equipaggiato uno zaino che ha meno spazio. Quindi, per evitare che ci siano bug, cancellazioni di oggetti e cose del genere, hanno deciso di aumentare la capienza di ogni zaino a 120 per tutti. Ottima cosa perché ci aumenta di parecchio la scorta degli oggetti, quindi soprattutto per chi magari porta dietro tante build può essere comodo magari avere spazio per ulteriori drop. Per chi inoltre proverà questa terza settimana del PTS è consigliata la segnalazione di qualsiasi bug relativo a questa nuova funzione, quindi se siete su PC e provate il PTS e trovate dei bug, il consiglio è quello di andarlo a segnalare in modo che poi chi giocherà nella versione live della 1.6.1 magari troverà una versione più, diciamo, decente. Bene, per le news di oggi è tutto. Come detto, sarà l'ultima settimana del server di test, quindi direi che possiamo aspettarci la patch 1.6.1 intorno alla metà di maggio. Calcolando che di solito le patch escono di martedì, la data del 16 potrebbe essere una data papabile. Naturalmente questa è una mia supposizione, quindi prendetela con le pinze, aspettiamo notizie più fondate da parte di Massimo quando sarà il momento. Con questo vi saluto e non dimenticatevi di lasciarmi un like. Alla prossima, ciao!